Luca, Luca, muoviti che dobbiamo partire con lo show. Se è fatta tarda, dai, ma fai sempre questo. Oh, e sto qua. Ma che vuoi da me? Strinda a posto, sta una folla che non forniva mai. È stata imposta? Ehi. Finalmente l'andrata, pazione. Sono più da ritirato io, perché sei vecchio. E tu sei trash, però ti prometto che questa sera non voglio litigare con te, va bene? Meno male. Perché si da posto? Sono andato in posta per noi. Dici sempre che non faccio niente per questa trasmissione e invece ho fatto una cosa per noi. Ma mi ci azzecca a posto la trasmissione. Guarda questo studio quanto è bello, è una meraviglia. È uno spettacolo solo a guardarlo. E non è giusto che lo debbano utilizzare anche la mattina perché il programma tutto pipì, culturale, trasichile. Buongiorno signori. Vedi che sono costretto a chiamarti di trash? Quello devono fare una cosa culturale, perché io studio loro. Siamo noi che l'abbiamo preso in prestito, chiaro o no? Mettetelo in capo che è grazie a me che hai fatto questo accordo che noi facciamo la trasmissione qua. Allora mi sa che grazie a me che tra poco non la facciamo più. Perché? È perché ho mandato la raccomandata alla diffida dell'avvocato per dire che non devono utilizzare più lo studio. Unica si trash! Ma perché non capisci mai niente? Ma com'è possibile? Andiamo a recuperare la raccomandata. Andiamo, fai solo guai. Ma non la vieni a vedere la partita? No, non posso venire, perché o compro il regalo a mamma o compro i biglietti per la partita del Napoli. E come fa? Se compri un prodotto qui da noi, i biglietti per la partita del Napoli te li regala Tufano. Ma per la curva? No! E dove? Tufano ti manda in tribuna. E meno male, non ci vanno all'ospedale. Perché? Euronics Gruppo Tufano, insieme per la Champions. Vieni a vedere la partita Napoli-Inter o Napoli-Siena. Kiss, sono proprio pazza. Tufano, Casoria, Napoli. Carni Ardolino, italiane nella forma e nella sostanza. Le carni italiane sono in assoluto tra le più sicure, buone e nutrienti. Italiane al 100% come quelle che Ardolino lavora e distribuisce nel rispetto di principi di trasparenza e massima affidabilità nei confronti di rivenditori e consumatori finali. Le buone carni della tradizione italiana. Ardolino, via Selva Cafaro 44 Napoli, telefono 081 759 2321, email info@ardolinocarni.it. Non c'è un euro show è offerto da L'Oceano Transfish, Tufano Elettrodomestici, Ardolino Carni, Autocarrozzeria Balestra, Profumeria Giusi, Agenzia Viaggi Puerto Svago. Crisi, può capisci o no? Un chilo di pane, un litro di latte, fa colazione, ha già fa un bancomat. Ma guardi in the sac, non tengo più niente. Fa pranzo e cena, ho chiesto un finanziamento. E tiembra l'ira, a mi terapella, è arrivato l'euro, è successo un burdel. Ci tassano tutto, tra poco anche l'aria, fanno un sospiro. Ce la può finanziare.
Show! Ladies and gentlemen, madame e monsieur, signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Non c'è un euro show! Conducono Lucio Pirri e Luca Sepe. Più convinto. E Luca Sepe! Ho detto più convinto, no, che devi gridare. Conducono Luca Sepe e Lucio Pirri. Adesso perché mi hai messo per secondo? E vabbè, chi è tuo cugino secondo? Stiamo là come fatti. A proposito, bravo. Se incroci Don Secondo all'interno del nostro studio, ricordati, sì, che questo è uno spettacolo di beneficenza. Bene. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Non c'è un euro show. Ne abbiamo bisogno del vostro affetto, del vostro calore, abbiamo bisogno della vostra mano, della mano dei tecnici, della mano della regia. La mano è di sopra. E vedi Simon Fafa, e vedi Simon Fafa che stiamo in onda. Ah, no, che bello. Ah, non siamo più soli. Ah, no, non siamo soli, ci siete voi, pubblico che ci guardate, sì, da, sì, casa. Sì, sicuramente, ma dico, non siamo soli. Siamo soli, ci sono i cameraman straordinari, i professionisti. Che dico, non siamo soli. Ci siamo, abbiamo i tic, il nervosismo. No, dico, abbiamo, non siamo soli. Abbiamo il terzo sesso, che ormai è una cosa che... Ma quale terza sesso? No. È arrivata la soubrette. Ah, c'è. È chiaro. Signore e signori, la nostra soubrette. Sì. Ecco a voi, Lisa Fusco. Nasnut, no. Signore e signori, la nostra soubrette. Ecco a voi, Lisa Fusco. Stop. Ma insomma, uomini o no? Ragazzi, come mi avete combinata così, non posso fare un passo. Che se ne ha cavo, bisognerà zio lui. No, secondo me ha bisogno dell'accompagnamento. Diamola a piglia che è meglio. Ecco, sì. Signore e signori, la nostra soubrette, ecco a voi, Lisa Fusco! Guardate quanto è bella la soubrette, Lisa Fusco! Sì. E vai, va, cominciamo pure. Come si vede che è uno show fatto a Napoli. Perché? Vedi come cammina la Fusco? Beh, Sandy Fustander. Lisa, sì? Vogliamo fermarmi, sta venendo fatto quest'uomo che casi siamo arrivati. Buonasera. Oh, ma quanto è bella, ma buonasera, quanto è bella la nostra soubrette. Che piacere ritrovarla. Anche per moi. Oh, internazionale, ha detto addirittura moi. Moi, ma che soubrette, ma è bella. È come trash, è come trash. La nostra soubrette splendida in questo abito, Luca Sepe non le ricorda una vera e propria sirena? Tutta più una sirenetta. La sirenetta. A lutto. Perché? È molto pesciolino, lusso. Navi, come sei vestito? Che sai, vuole stare vai, capito? Stop! Ragazzi, ci risiamo. Voi non mi dovete prendere in giro. Io qua devo fare la soubrette. Che so che si fosse, non ne fosse, fosse, non ne fosse. Hai ragione, noi ti dobbiamo trattare come una soubrette perché c'è scritto anche sul contratto. Sono perfettamente d'accordo con te. Però sto fatta la camminata che fosse andare, che la soubrette non c'è niente. Perdonami, Lisa. Caro, informati. Le grandi soubrette camminano così. Carota andero, non sapevo, l'ha già leggere sto fatto, va bene, facciamo... Insomma, io qui devo fare la soubrette, devo cantare come una soubrette, ballare come una soubrette, ma soprattutto devo parlare come una soubrette. E come parla una soubrette? Così. Ma se le mettono un limone in bocca, che ti pare? O bene un musso, Gesù. Insomma, questo show lo volete fare sì o no? Sì. No. Forse. Vabbè, quando vi decidete, mo facete sapere. Arrewar! Hai capito che si chiesta se ne va, stiamo senza la soubrette? Diamola a chiamare, Sandy Fustander, veramente. Povere. Ma che re... Di Ludwig van Beethoven per Elisa. Hip hip, hurra! Carissimi amici di Non c'è un euro show, adesso è il momento. Chiedo scusa, abbiamo dei problemi con le luci qui all'interno. Kate, ciao. Ma che Kate fai? Adesso capisco il perché di queste luci, non ti ho sentita entrare. No, infatti ho fatto in silenzio. E come hai fatto? A gattoni. Sì. Oh, signore e signori, ancora una volta è venuta a trovarci qui a Non c'è un euro show il nostro supereroe Catwoman. Sono Catwoman, l'eroina dei fumetti. Senza me i personaggi vanno a rota. Kate, dici un po'. Sì. Quali sono state le tue avventure degli ultimi giorni? Oh, ma tante, caro amico. Pensa, è venuto Spider-Man da me piangendo che non riusciva più ad arrampicarsi e subito gli ho dato un rimedio. Qual è stato il tuo rimedio? Gli ho fatto fumare una pianta d'erba e ha iniziato di nuovo ad arrampicarsi. Era una pianta miracolosa? No, era una pianta arrampicante. Wow, sei geniale, cara Kate. Sì. Oh, tra l'altro, come va la tua storia d'amore con Batman? Se ricordo bene, tu e Batman avete rotto. No, è Batman che ha rotto Kate a me. È troppo pesante. Maon, com'è pesante. Maon, com'è pesante. No, non mi capisci, vai, vai. È pesante. Pensa che litigavamo anche su cosa mangiare. Per esempio, a me non piace la pizza, non piace la pasta, non piace il pane. E che ti piace? O gatto. O gatto. Niente, mai che me lo offrisse. Oppure per dirtene una, ascolta sempre quello che vuole
lui nella Batmobile. Ah. Batman ascolta sempre Battiato, Battisti, Battistuta. Ma Battistuta non può cantare. No, ma c'è Zic. Allora gli dicevo Batman, Batman con Battisti, Battiato, Battistuto sta radio. Ma dimmi un po', qual è il tuo cantante preferito? Gatto Panceri. Senti, però dici la verità, tu e Batman sì. Volete tornare insieme? No. Sì. No. Sì. No. Sì. Fatti i cazzi tuoi. Sì. Pensa che per dimenticare Batman ho avuto un'altra storia d'amore. Sono uscita con un Depu. Winnie Depu? No, uno Depu. Fatinetti. Ugandan. Sì, però lui è stato dolcissimo. Quando mi ha lasciata, mi ha dedicato una canzone. Quale? Vai, vai, piccola chetta. Vai, vai, piccola chetta. Matti, noi... Vai, 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 abbiamo capito. Oh, ma secondo te, perché tutti gli uomini ti lasciano? Ma proprio non riesco a spiegarmelo. Guarda, non capisco. Eppure sono una donna gatto nera e sono tra le più sexy dei fumetti. Beh. E proprio, guarda, non riesco a capire, per esempio... Sono anche un po' sadomaso, la vedi la frusta? Eh? Ti posso frustà? No. Ti posso scipà? No. Ti posso magnà? Ti posso andare a cavallo? Sono sadomaso, ma non scemo. Ecco. Certo che no, sono così sexy, però sai che succede che quando gli uomini mi vedono, si toccano. Perché in fondo è piacere. No, perché porta seccio. Vabbè, tu oltre a stare qui per i tuoi problemi d'amore, ricordiamo che sei anche venuta all'interno del nostro programma per denunciare il fatto che la crisi ha colpito anche i supereroi. Ah, bravo! Appunto, la crisi, signori, ha colpito anche noi i supereroi. E pensa che io adesso sto facendo l'ausiliare del traffico. Prima di venire qua ho fatto un inseguimento sospetto ad una macchina che andava a 200 all'ora sull'autostrada. A 200 km all'ora sull'autostrada? Sì. E indovina dentro chi c'era? Chi c'era? Mio cugino. Tuo un cugino. Gatto fissato che parla sempre al telefonino. E che gatto era? Mi chiamo Vettola, sono un gattino. Sì, sono la stella del telefonino. No, si apre, mi chiamo Virgola. Gatto. La cosa importante, ma secondo te? Quale? Il gatto Virgola, sì. Che viaggiava a 200 km orari sull'autostrada, uh-huh. È lanciato, che sfrecciava sull'autostrada, sì. Perché lo faceva? Matti. No, sai cosa voglio dire? Un'ultima cosa. La crisi è solo colpa dei politici. Sì. Io perché sono nato gatto, ma si nasceva zoccolo. Sai, quando sevo. Non c'è un euro, sciù. Salve. 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 Voi siete le... Le comparse. Quelle dell'altra volta. Esatto. Non mi hanno appicciato dall'ingegner Roma, no? È stata una vodka. Che fate di bello oggi? Facciamo la scena quella là dell'antica Roma, gladiatori, imperatori... no, l'inferno. L'inferno? Sì. Bello. L'inferno. E voi siete? Dante e Virgilio. Veramente, tu sei Virgilio e io sei Dante. Tu conosci a Dante? Chi lo Lucestino? Ma quello Lucestino? Dante Alighieri, nel mezzo del cammino dei nostri... Lascia stare, è tempo perso con te. Parli con me. E infatti, nato scienziato. Professore, ditemi una cosa, chi va ingaggiato? Sempre il maestro Sepe. A proposito, noi stiamo cercando ancora secondo per quanto riguarda la paga e un rimborso spese. Io Giustino. Soprattutto Giustino, sì signor. Vi vado a chiamare secondo. E pure prima, non vi ho tutte cose in due Giustino. Guaglio, Dante diceva, nel mezzo del cammino di nostra vita, ti hai fatto chiatto, tu non ci passi, capito o no? Rimane incatastato. O Giustino, soprattutto O Giustino. Vito, un vino che figura come fai fare? Amede, tu devi capire che fare l'attore non è semplice. La prima cosa importante per un'attura è... O Giustina, soprattutto O Giustina. Che picciola da quando non ci hanno fatto fare niente. Perché chi cercava rimborso spese e paga, se invece che chi va trovando? O Giustina. Ma chi l'andava pure a fiera? Che fai, eh? Sto chattando. Con chi? Con un cavallo. Ah, che vi state dicendo? No, si stasera ci organizziamo a scimmie, capi? E ci trasi in da maglia? Sì. Come no? Che la macchina mia si tanda a cavallo, un cavallo è giù, un cavallo mancante, ci accavallando. Ah, sì. Quindi è uscito in comitiva. Ma quale comitiva, a me te? Quale comitiva? Ti pare che hai posso mai chattare con un cavallo? Scusa, beh, i pinguini telefonano illimitatamente, qual è il problema? Ma che non è una pubblicità? Per favore, leggi il tuo giornale, non mi disturba, a me te. Mimmo. Ma tu porti la macchina, sì, la porta la macchina, sì. Gesù, come si è venuto qua, a me te? Però non mi hai risposto. A che cosa? Tu porta la macchina. Ma da me te voglio rimanere calma, quindi ti rispondo, va bene? Sì, porto la macchina. E stai attento però, perché qua c'è scritto che un uomo è stato multato perché continuava a pulirsi il naso mentre era alla guida della sua auto. E vabbè, ma qua sicuramente qualcuno avrà fatto la spia. Perché? Era una soffiata. Ah, vabbè però non si fa. Ma che cosa? La spia. Ma quale spia? Una battuta, a me te, nessuno ha fatto la spia. Che stai facendo? Mi sto asciuttando i capelli. Ah,
Ti è cattato l'iPhone. E ma piglio cestina. Un cestino, un cestino. Luca, Luca, dai, veloci, prepariamoci. Ma che cosa, come fa? Dobbiamo fare il balletto insieme a Lisa Fusco, dobbiamo fare i suoi boys. È inutile che fai un disfattista, guaglio. O facciamo i boys, o quella se ne va, e noi non ce lo possiamo permettere. Ma perché tu sai ballare? No, mi improvviso. Ah, come quando fai un presentatore. Esatto. Ma che è uno dice questo fatto? Oh, bello, Luca! Sentimento morale, adesso provo per te. Stasera mi manca l'Africa, mi guardo intorno e non ce n'è una gazzosa africana. Io sto bevendo perché mi sento strana e nostalgica, e me ne vado a Santa Fe. Successo, trionfo e fortuna. Regia, possiamo registrare? State registrando? No. Ha già passato Luca. Registriamo adesso. Allora, forza. Signore e signori. State registrando? Adesso sì. Zalig? No. Colorado? Neanche. Quelli che caccio? A Rosso Vallone. L'isola dei famosi. Hai visto Omar? Ma che trasmissione? Non c'è un euro show. Non c'è un euro show. Oh, non c'è bisogno ogni volta di fare tutta sta pantomima. Ecco qua, si sta scartando su Lisa. Ma che bravo, li sa fare tutti i pezzi. Sì signor, sta spandendo i panni. Allora senta, lei è l'amico provinante, viene qui perché vuole fare un provino. Ma che sta facendo? Basta, stia fermo. Ah, che cosa vuole fare? Posso fare un provino? Lo può fare il provino, ormai è entrato. Posso fare un pezzo? Un pezzo, però deve essere suo, perché l'altra volta mi ha messo in grande difficoltà con l'amico e collega Alessandro Siani. Stavolta è un pezzo suo inedito? Un pezzo scritto 20 anni fa. 20 anni fa addirittura, depositato alla SIAE regolarmente. Protetto alla SIAE. Protetto dalla SIAE, perfetto. Allora via, facciamo questo pezzo. Allora, come questo si chiama? Pezzo sulla sopportazione umana. Il tema della sopportazione umana, il titolo? Non ti sopporto. Non ti sopporto, si concentri. Che sta facendo? Training autogeno dell'attore. No, chi si vuole un fa cufanile dell'attore. Forza, forza, ci siamo. Allora il titolo è? Non ti sopporto. 3, 2, 1, l'amico braminante. Come ti schifo! Troppo bella, eh? Pronto? Biagio. Ciao, come stai? Hai visto la trasmissione? Sto scemo che si sta sbattendo a mezz'ora con me. Sì, un attimo solo. Zoom, zoom. Pronto? Signorizzo? Sì, va bene. Mi scusi. Chi sta pur mai copiato? Riprendiamo la registrazione.